È un appuntamento importante, noi siamo orgogliosi di essere tra i primi ospedali al mondo e in Italia, dove io per grande ospedale non intendo solo un ospedale sicuro, efficiente, tecnologico, cosa che noi siamo, abbiamo l'orgoglio di essere, ma immagino anche ospedali flessibili, cioè che immaginino anche il futuro rispetto ai fabbisogni emergenti che oggi sono veramente ampi. La vera sfida per i grandi ospedali è quella della sostenibilità del sistema, la popolazione invecchia, le cronicità aumentano e noi abbiamo bisogno di strumenti e di risorse per poter garantire la continuità di questo sistema universalistico che è un bene per tutti gli italiani. Noi siamo un'azienda sociosanitaria territoriale e dentro incarniamo proprio questo tema, nel senso che abbiamo il grande ospedale Papa Giovanni, un ospedale invece più prossimo di base in una valle, tra l'altro montana, in Val Brembana, e poi una serie di servizi territoriali. Tra l'altro Regione Lombardia sta spingendo anche verso la realizzazione di ASST che diventino sempre più erogatori di servizi. Chiaro che le sfide sono tante, sono sfide tecnologiche, per esempio la telemedicina, ma l'uso dei dispositivi indossabili per il monitoraggio della popolazione, ma anche l'invenzione organizzativa di nuove figure professionali, per esempio gli infermieri di famiglia e di comunità che noi abbiamo da 3 anni e stanno facendo veramente un grande lavoro. C'è il tema dei medici di medicina generale, le cui regole di ingaggio non dipendono dalle singole aziende, ma sono regole nazionali e regionali che potranno entrare in una rete che deve prevedere anche gli assistenti sociali, prevedere una serie di figure, direi nuove, anche da un punto di vista manageriale. I direttori di distretto non sono organizzatori di scatole, ma hanno dei profili più simili ai direttori generali, nel senso che devono organizzare persone molto diverse e lavori molto diversi.